Ci troviamo a Buenos Aires per l'undicesimo congresso dell'ISPRM, dove ci sono stati da ieri i gruppi di lavoro dei comitati, dei quali faccio parte, soprattutto di due di essi, uno che sta parlando e pensando di fare azioni nei paesi in via di sviluppo e l'altro che è quello che si interessa dei disastri naturali e delle emergenze umanitarie. E proprio di questo secondo comitato che vi voglio parlare, in quanto nella giornata di ieri abbiamo deciso di fare delle linee guida internazionali che possono essere di aiuto laddove vi possono essere disastri naturali, tipo i terremoti, per dare un'indicazione di comportamento ai team di riabilitazione locali che dovrebbe essere supportati dagli esperti in materia. In quest'ottica anche domani ci sarà una sessione di questo congresso mondiale in cui parleremo specificatamente dei problemi legati ai disastri naturali e degli interventi di riabilitazione dei disastri naturali. Personalmente presenterò un report sulla attività che è stata fatta dalla Sinfer e comunque dalla riabilitazione nei luoghi dei terremoti del centro Italia, quindi in Umbria, nelle Marche, nel Lazio e in Abruzzo. L'analisi della disabilità che ci ha permesso di fare un'assegnazione delle case in maniera adeguata presso le aree del terremoto Cascia Norcia e di gestire la disabilità in maniera innovativa. Questo probabilmente sarà anche una base per contribuire alle linee guida internazionali da applicare in caso di terremoto. La nostra esperienza sistematizzata potrebbe essere un contributo notevole anche a livello internazionale.